Consigliera Scoccia, un progetto di legge che voi ritenete davvero importante per queste persone affette da queste problematiche. Oggi in Abruzzo c'era un po' una sorta di vuoto normativo in merito e quindi era necessario uniformare l'Abruzzo rispetto alle altre 13 regioni italiane che in realtà si sono dotate di un provvedimento simile. Lo ritengo tra l'altro un atto di civiltà nei confronti di tutte quelle persone che oggi soffrono e che già devono combattere contro questo brutto male, e quindi noi sostanzialmente cerchiamo di evitare la sofferenza psicologica delle persone malate di cancro e cerchiamo anche di migliorare la qualità della vita, il rientro al lavoro, la socialità, e cerchiamo anche di superare quella disuguaglianza rispetto a chi purtroppo oggi non riesce a permettersi l'acquisto di una parrucca. Ovviamente questa legge non riguarda soltanto un contributo economico, ma noi istituiamo anche la banca dei capelli, che è una forma per incentivare la donazione delle ciocche dei capelli, e attraverso la firma di convenzioni con le associazioni di categoria e le imprese di produzione e distribuzione di parrucche cercheremo di sopperire piano piano al contributo regionale. L'importanza è quella di avere sensibilità per chi soffre, per chi purtroppo è colpito da cancro, quindi è costretto a fare delle cure che hanno come conseguenza spesso una sintomatologia come quella dell'alopecia, e quindi una sensibilità che la Regione Abruzzo si vuole dare ulteriore, oltre quello che è stato fatto nei mesi precedenti, cioè la possibilità di vedersi riconosciuto un giusto indennizzo economico per le trasferte per i malati oncologici, anche se siamo in attesa da parte di questa maggioranza che venga approvato il regolamento per far sì che tutto questo sia effettivo. Quindi oggi si aggiunge un altro tassello, cioè quello di far sì che ci sia uno stanziamento economico per riconoscere un indennizzo a chi purtroppo deve dotarsi di una parrucca. Voi auspicate un'ampia condivisione in Consiglio regionale? Penso che queste leggi non siano di destra o di sinistra, non possano avere una rivendicazione politica. Penso che queste leggi sono leggi di buon senso che dovrebbero vedere la condivisione di tutti, ma non ho ragione di credere il contrario.